Allora, non si vede nella registrazione, non si vede bene quello che c'è, non si vede quasi nulla, però tutto questo materiale l'ho già caricato su Classroom, per cui in realtà basta che capite a che pagina siamo. Va bene? Ce l'avete il PDF su Classroom, adesso lo vediamo e dalla prossima, beh, oggi lo segnalo, vediamo qual è il problema, da domani vediamo se riusciamo a farlo fatto in un altro modo. Perché se io, però se io spegnessi forse, vediamo se non si vede lo stesso, vabbè per voi è un po' meglio, però qua non si vede lo stesso. Ok, allora, Teorie dei Sistemi, primo semestre, primo anno, magistrale informatica, va bene? Alcuni di voi mi hanno già conosciuto per sistemi robotici, che l'anno scorso era alla primo anno, secondo semestre. Invece per chi si immatricola quest'anno, cioè quasi tutti, sarà al primo semestre, secondo anno, quindi ci vediamo l'anno prossimo per sistemi robotici. Parliamo un po' del corso, un po' di informazioni pratiche. Allora, magistrale informatica, sono 9 CFU, faccio, devo vedere un po' se no, così non mi giro. Faremo circa 72 ore di didattica frontale, molte esercitazioni. Venite alle esercitazioni perché statisticamente è meglio per l'esame. L'esame poi vi dico in cosa consiste. Io mi sa che mi hanno preso solamente. Bisogno di laurea informatica, a meno che voi tutti non abbiate l'abitudine di portare il vostro portatile per le esercitazioni, però deve essere il 100% di voi. Che abitudini avete? Avete tutto il portatile o usate il calcolatore giù? Alzate la mano chi usa il calcolatore in laurea informatica. Voi due? Uno, solo lei? E allora dobbiamo andare in laurea informatica. Vabbè, vi faccio sapere domani. Allora, primo semestre fino a mercoledì 18 dicembre, non abbiamo bisogno di tutte quante, diciamo, le ore messe a calendario, nel senso che le 72 tengono in conto di alcune assenze che io farò. Per quanto riguarda la lezione del martedì, non iniziamo alle 10, iniziamo alle 9 e prolunghiamo fino alle 13. Vediamo un attimo la disponibilità dell'aula informatica. Perché faccio così? Perché l'esercitazione al calcolatore tipicamente più tempo ci si sta e meglio è, non sono diciamo impegnative come quelle teoriche e io e tendenzialmente faccio lavorare voi, nel senso che sono in aula, voi avete i vostri tempi, potete uscire, potete entrare, l'importante è che state in silenzio e noi siamo lì e dedichiamo 4 ore alla esercitazione. Va bene? Tendenzialmente poi a un certo punto io vi farò vedere che cosa abbiamo bisogno, che cosa bisognava fare. L'idea è quella che siate voi prima a provare a fare le cose con degli input giusti ovviamente, però poi alla fine vi do tutto e carico anche il materiale sempre su Classroom. Va bene? In realtà, diciamo, i primi anni io caricavo il materiale dopo la lezione, però è inutile perché comunque gira fra di voi, quindi il materiale è già su Classroom che è quello dell'anno scorso. Al massimo, diciamo, esce ogni tanto qualche bug, qualche sciocchezza, però non cambiamo niente. Poi gli altri sono domani, mi dispiace che hanno messo queste 4 ore lo stesso giorno, non era così l'anno scorso, perché saranno di teoria, per cui saranno 2 la mattina, pranzo e 2 il pomeriggio e non posso farci nulla su questo, perché diciamo, abbiamo bisogno di fare queste 4 ore di teoria e diciamo 3 di pratica, che poi rimaniamo un po' di più o anche di meno, come volete voi. Io sono puntuale e dovete essere anche voi puntuali, va bene? Non, si inizia alle 9, si inizia alle 11, si inizia alle 14, a meno che non succeda qualcosa. E non c'è bisogno dei cellulari, va bene?
ma questo lo dice, lo dovevo dire prima, adesso non lo devo dire più perché è un'abitudine che devo dire la verità, si è persa, quella di guardare il cellulare oppure di lasciarlo con il volume alto, però l'ho lasciato, non usate il cellulare. Quello è il codice Classroom che è disponibile anche da qualche altra parte. Se avete bisogno di me mi mandate una mail e vi do l'appuntamento se ci sono il giorno stesso o il giorno dopo, altrimenti quando rientro. Non so neanche qual è il mio giorno a settimana, ma diciamo, sono più rintracciabile così che non fissando un giorno a settimana. Allora, come funziona l'esame? Se andate su Classroom, voi potete trovare i progetti d'esame degli ultimi anni, sono 4-5 anni. Ogni anno lo cambio, ovviamente lo devo ancora fare il progetto d'esame quest'anno, lo faccio tipicamente verso la fine del corso, è lo stesso per tutti quanti. Voi dovete svolgere questo progetto, che è una simulazione numerica, e presentarlo, come decidete voi. Potete presentarlo con, diciamo, una presentazione PowerPoint, OpenOffice, questo è un PDF, quello che vi pare a voi. Potete invece direttamente parlare con il codice e con le simulazioni, per cui o potete scrivere qualcosa. E la vostra scelta, dovete cercare di, diciamo, trasmettere i contenuti nel modo che preferite. Il progetto viene discusso contestualmente, si fa l'orale, nel senso che vi faccio domande, se mentre dite qualcosa mi viene qualche dubbio vi fermo e vi faccio la domanda, va bene? Tre quarti d'ora dura più o meno questa cosa. Vi scrivo qua le tesi di laurea disponibile, ovviamente adesso è presto, siete appena arrivati. Probabilmente nessuno di voi sta ancora pensando alla laurea perché siete al primo anno, primo semestre. Va bene, ci penserete fra, se tutto va bene, ci penserete fra 15 mesi. Cominciate a pensarci da adesso, perché è vero che l'anno prossimo con me farete robotica, e robotica è molto più attraente dal punto di vista della tesi e molto più pratica ingegneristica, vi faccio vedere il laboratorio durante il corso, eccetera eccetera, ma i contenuti, i concetti, le metodologie di teoria di sistemi trovano larga applicazione in robotica, per esempio, e per cui, diciamo, pensate a una sinergia. Le tesi disponibili ce l'abbiamo sul nostro sito web, cominciate a vedere. La nostra attività di ricerca sul sito, fatevi una passeggiata sul sito, perché chiaramente voi avete visto il professor Chiaverini, avete visto, adesso vedete me, e vedrete probabilmente me per due moduli obbligatori. Poi, in questo momento, il modulo di componenti di controlli automatici è in carico al professor Fusco. Se eventualmente dovesse scegliere di fare il modulo a scelta, c'è il professor Marino. Non so quanti di voi hanno conosciuto il professor Arrighello, che è titolare di un modulo a scelta nel primo livello, ma non obbligatorio, obbligatorio per i meccanici. Indipendentemente dalla simpatia e antipatia del singolo docente, siamo un gruppo di ricerca e potete chiedere la stessa tesi anche a diversi docenti. Abbiamo l'elenco, facciamo tante belle cose di ricerca. Andate a vedervi su YouTube i video, li hanno caricati ieri e l'altro ieri, gli ultimi video, va bene? Anche degli esperimenti. Noi abbiamo una scadenza che è il 15 settembre da sempre, è una scadenza per un congresso importante, hanno caricato ieri video relativi a questo. E se mi fate 2, 4, 6, 8, 10, 12, mi fate salire di 13 iscritti al canale YouTube, sono più buono all'esame. Allora, le slide, diciamo, con gli appunti sono, a detta degli studenti, sono un aiuto importante, ma non sono esaustive. Da quest'anno c'è anche il video, spero che la registrazione, questa è la prima volta, ma se non è cambiato niente rispetto all'anno scorso, si sente bene, non si vede, ma anche con quello lì non si vede granché, perché sennò la scelta è quella di vedere bene questo ma poco la lavagna, per cui, ma ci sono le slide. Avrete bisogno di libri di testo, non se ne
diciamo, fugge da questa cosa. Un libro abbastanza semplice, fra virgolette, è questo Rinaldi Peccardi. Perché dico abbastanza semplice? Perché questa disciplina, dell'automatica, può essere affrontata con diversi livelli, diciamo, di approfondimento matematico, di strumenti matematici. Può essere anche molto onerosa dal punto di vista matematico, per giusti motivi, non perché ci si diverte a farlo. Nel corso, e alcuni dei libri di testo sono abbastanza, diciamo, indigesti, soprattutto, diciamo, con i nuovi ordinamenti. Quando c'era il vecchio ordinamento si faceva più matematica, più fisica, per cui si arrivava un po' più pronti a leggere dei libri come quello, per esempio, di Ruberti Isidori. Nel corso degli anni, quello che io ho tentato di fare con questa materia è di mantenere la matematica che è necessaria, ma di cercare di dare un taglio più ingegneristico, non più, un taglio ingegneristico, va bene? Per cui vedrete che voi comunque avrete difficoltà con alcuni concetti, e domani pomeriggio noi facciamo 2 ore di richiami matematici, per esempio. Va bene? 2 ore dedicate a tutti i concetti che storicamente vi danno problemi, ma che in teoria avete fatto tutti quanti, tranne un paio di cose che vi dico che sono stupide, ma tutte le altre cose in teoria le avete fatte tutte quante, ma vi danno problemi. Quindi, per tanti motivi, che non è colpa né vostra né del docente, è perché adesso si fanno con meno approfondimento. Per cui, se avete bisogno di qualcosa su uno specifico argomento, ditemi qual è l'argomento e magari io vi rimando a un testo. Vabbè, il primo impatto chiedete a me. Bene, chiedete a me solamente se mi date la dimostrazione che ci avete riflettuto abbastanza. Dopodiché, se avete bisogno di approfondire, vi dico io quale testo. Ok, allora, ogni lezione partirà da questo slide e questo è un ipertesto che porta ai vari argomenti. Non sono divisi per singola lezione, sono divisi per argomenti. Alcuni di questi argomenti occupano 30 minuti, altri occupano 3 lezioni. Va bene? Quindi sono solamente per argomenti. Cosa possiamo dire? Allora, io vi faccio un'introduzione che dura oggi e domani e richiami matematici domani pomeriggio, quindi noi iniziamo veramente in maniera abbastanza leggera. La settimana prossima non abbiamo abbastanza materiale per andare già in aula informatica, quindi la settimana prossima facciamo l'eccezione e facciamo teoria il martedì, però ve lo dico domani, poi non di volta in volta, o ve lo scrivo su Classroom, non è un problema. Normalmente facciamo il martedì quindi esercitazione e il mercoledì facciamo teoria. Allora, indipendentemente da quelli che sono gli argomenti, adesso diciamo sono abbastanza ermetici tutti quanti, quello che riconosciamo è che abbiamo introduzione, richiami matematici, linearizzazione. La linearizzazione è una parola che avete già sentito in diversi contesti. Poi, modello esplicito, che cos'è? Non lo sappiamo. Proprietà di separazione, sono trasformazioni di similitudine, sono tutti aspetti specifici che vedremo, ma fanno parte di quella che si chiama, diciamo, analisi o proprietà, la parte iniziale del corso, fino ai modi naturali, sono tutti concetti cosiddetti di base. Alcuni di questi concetti voi li avete visti da una prospettiva diversa negli altri corsi di automatica. Voi avete fatto fondamenti di sistemi dinamici, giusto? Che sono sei crediti. Come si chiama quello successivo? Fondamenti di controlli o controlli? Controlli automatici. Quindi voi avete fatto analisi e sintesi di sistemi dinamici ingresso e uscita. Cioè analisi, comprensione di quello che succede, sintesi, progetto del controllore, sistemi dinamici, equazioni differenziali o alle differenze, e quello è quello che vedremo anche noi, equazioni differenziali alle differenze. Ingresso e uscita, voi ogni volta che avete scritto un modello matematico avete scritto l'ingresso e le sue derivate,
l'uscita e le sue derivate, sommate fra di loro, va bene? Poi entreremo più nel dettaglio. Teoria dei sistemi studia sistemi dinamici spazio di stato, quindi vedremo che cosa significa, qual è la differenza, ma l'argomento di fondo nella prima parte della parte, diciamo, dell'analisi sono comunque equazioni differenziali, tempo continuo, equazioni di differenza per il tempo discreto. Quindi le similitudini saranno tante, è ovvio, cioè, ci saranno tantissimi argomenti che si sovrappongono. Ovviamente non li rifacciamo da zero, però non li do neanche per scontati, per cui avrete modo di rivedere, per esempio, la cosiddetta analisi modale, sono i modi naturali di evoluzione, esponenziali, che avete visto tante volte. Li vediamo con calma, facciamo anche un'esercitazione, impariamo a disegnarli. Diciamo che questo occupa più o meno un terzo del corso, no, diciamo un terzo del corso alle basi. Dopodiché, con raggiungibilità, osservabilità e fino alla scomposizione canonica, entriamo nel vivo di quello che è lo spazio di stato con quelle che si chiamano le proprietà strutturali dei sistemi dinamici. Sono concetti che fino adesso non avete visto, che sono nuovi e, diciamo, vanno affrontati, vanno capiti, ma non ci sono particolari, diciamo, problemi se non di algebra lineare, cioè ci servono un po' di strumenti di algebra lineare. E alla fine si va nelle applicazioni, il cosiddetto problema della stima. Qui cominciamo a vedere un po' di ingegneria e vediamo come tutto quello che abbiamo fatto nella prima, diciamo, metà abbondante del corso trovi applicazioni in alcuni problemi pratici. Se ignoriamo alcune delle proprietà che abbiamo studiato durante il corso, l'esito può essere abbastanza catastrofico. Vi faccio vedere, ho preparato una serie di esempi, anche, diciamo, con dati reali, in cui faccio vedere che se non si studiano le proprietà strutturali del sistema dinamico, i risultati possono essere assolutamente incoerenti. Bene, e si possono avere conseguenze anche abbastanza spiacevoli. Quindi la stima, vedremo che l'osservatore, vedremo che cos'è, un po' di retroazione, apparentemente c'è un po' di meno, no, invece è tutta retroazione, però in maniera non proprio, diciamo, evidente come in controlli automatici. E un po' di controllo, il filtro di Kalman, forse lo avete sentito, perché il filtro di Kalman viene utilizzato in diversi contesti da diverse comunità, va bene? In maniera che può essere anche non appropriata. Queste sono tutte quante le esercitazioni. E vabbè, in realtà se io faccio l'introduzione martedì prossimo possiamo anche andare in aula informatica. Cioè, nella prima lezione usiamo MATLAB Simulink come se non l'avesse mai visto. Io non lo so se l'avete visto, no, non importa. Va bene? La prima lezione partiamo da zero. Come si mette una variabile nello spazio di lavoro? Non ci sono, fra virgolette, problemi. Il livello di programmazione richiesto da questo corso è minimo. Voi siete magistrali informatici, quindi io do per scontato che voi siate in grado di fare quello che vi chiedo. Sarà richiesto un pochino di più per robotica, però stiamo parlando di script, un linguaggio MATLAB, diciamo, non è neanche orientato a oggetti, sono cose assolutamente semplicissime. Bene. E poi ci sono tutta una serie di esercitazioni, ognuna di queste ci passiamo le nostre brave ore nell'aula informatica e servono tutte per fare poi il progetto d'esame alla fine. Allora, Classroom. Allora, su Classroom vi manderò gli annunci se non posso venire a lezione, oppure se è già programmato che io sia assente, per cui vi mando questo tipo di annunci, e poi trovate il materiale. Allora, il materiale, ci sono le luci del corso di quest'anno, quindi li trovate, li ho caricati adesso prima di venire qua, e quelli dell'anno scorso, e poi ci sono i file che servono per le esercitazioni. Inutile che li potete scaricare adesso tutti una volta, ma è inutile.
potete cominciare a scaricarvi i progetti d'esame precedenti, non perché li potete fare assolutamente fino alla penultima lezione, però no, vi cominciate un po' a spaventare, così cominciate un attimo a preoccuparvi, diciamo, dell'esame. E basta, questo io non lo uso per altro. Un'altra piccola cosa, io ero abituato a fare lezione senza la pausa, finendo un po' prima, però diciamo mi è stato chiesto di interrompere, per cui interrompiamo, diciamo, a metà lezione. Oggi è particolare perché sarebbero 3 ore, però diciamo è teoria, per cui non le facciamo tutte e tre. Interrompiamo a metà lezione, come credo la maggior parte dei colleghi, non lo so. Va bene? Allora, cominciamo un po' a parlare di spazio di Stato e ci vediamo un paio di video, uno è pubblicitario e l'altro quasi. Se avete fatto con me orientamento quando eravate giovani, diciamo, li avete già visti. Vabbè, l'audio non si sente, no? Cioè, se fosse la sorgente ha un sì, probabilmente il cavo porta l'audio al... Che però se ne frega, no? Non li sente l'audio, cioè. Va bene, sì. Ma non li sente. Allora, questo qui, se avete visto, diciamo, l'orientamento con me, io lo faccio sempre vedere, faccio vedere questo e anche il prossimo video, nel caso ce lo rivediamo. È un video che è brutalmente pubblicitario, prodotto dalla IEEE, che è un'associazione di ingegneri, base Stati Uniti, diciamo. Prima era veramente Stati Uniti centrica, adesso invece ha una diffusione molto più uniforme e vi dà un po' di parole chiave di quelle che secondo la comunità possono essere alcune, diciamo, delle argomenti caldi, fra virgolette, nel futuro prossimo. Ovviamente c'è la robotica, ma non solo. Vabbè, poi c'è pure un po' di fantascienza. Allora, questa parola non esiste, no, soluzionista, però è quello che mi disse il presidente della mia commissione di laurea quando mi sono laureato qualche anno fa. Più che le nozioni, una laurea in ingegneria presa bene è qualcosa che aiuta a risolvere i problemi. Adesso non sto citando, diciamo, risolvere i problemi, quindi è più un'attitudine ad affrontare dei problemi che non una serie di nozioni. Okay? Allora, questo qui invece è un video che, vabbè, questo ci parlo sopra perché non si sente, è un video che hanno fatto dei giovani ricercatori di Milano, hanno vinto un premio per spiegare l'automazione senza formule, ok? Qualcuno che non è del campo. Allora, qui, vabbè, diciamo, le parole che ci sono sotto sono introduttive, possiamo anche saltare.
cerca un attimo di spiegare quali sono i concetti base dell'automazione. Allora, comincia in maniera scherzosa, ma non tanto. Tutto quello che stanno scrivendo sulla lavagna sono tutte quante formule prese da tutti i libri di automatica. Qualcuno forse la riconoscerete, il diagramma di Bode l'avete visto, una risposta indiciale, ed è fatto apposta, lui è accelerato, diciamo, il video e anche la voce è accelerata. Va bene, è fatto apposta per scherzare, per prendere in giro. Dopodiché cercano di spiegarlo in maniera semplice, senza nessun tipo di equazione. Vabbè, questa è una definizione tautologica. Allora, misure, controllo e attuatori, va bene? Noi abbiamo bisogno di questi tre ingredienti per implementare un controllore. E in questo caso quello che stanno facendo è far vedere come interagiscono misure, controllo e attuatori nell'operazione di lavarsi i denti. Per cui, diciamo, adesso questo è uno schema di ritrazione, noi sappiamo che è così, quando tutto funziona bene, questo è quello che succede. Ok, si lava i denti. Dopodiché fanno vedere la stessa cosa levando i vari componenti. Allora, senza misure succede questo, senza attuatore manca il motore e senza controllo manca il cervello. Bene, noi ci occupiamo di questo. Per cui noi controllisti dobbiamo avere delle misure, io dico perfette, ma in realtà in questo corso noi parleremo molto anche di misure, cercheremo di mettere insieme misure diverse e di compensare eventuali errori. Tutta la teoria dell'automazione sta nel capire che cosa succede collegando questi blocchi, che sono algoritmi, sono equazioni a loro volta, sono solo guadagni, e tutto quello che, diciamo, vabbè, qua sono tutti esempi pratici, ma gran parte di quello che noi vediamo oggi si basa sulla retroazione. Se pensiamo all'automobile che oggi è sul mercato e l'automobile come era 15 anni fa, c'è un abisso. Bene, c'è un abisso e tutte le grandi differenze sono date dall'introduzione di sistemi chiusi in retroazione. Ma per arrivarci ci dobbiamo arrivare piano piano e dobbiamo arrivarci attraverso dei concetti che sono, diciamo, matematica, va bene? Ve l'ho già detto e ve lo ripeto, io l'ho spogliata di tutto ciò che non era necessario alla comprensione, qualcosa è rimasto, per fortuna. Allora, cos'è un sistema dinamico? Un sistema dinamico, una descrizione assolutamente generica, posso dire che è un qualcosa che mi consente di descrivere l'interazione fra delle variabili. Astrazione, una descrizione, una serie di regolette, posso usare dei termini anche leggermente diversi fra di loro, quello che è importante è che io, diciamo, colga il fatto che io ho una serie di variabili